E buongiorno, buongiorno a tutti gli amici del capoluogo.it. Allora, io non sono in realtà ancora arrivato a Pietranico, ma mi mancano all'incirca 500 metri. Però oggi volevo fare una diretta un po' particolare, altrimenti diventiamo troppo ripetitivi. Innanzitutto, dietro di me, come potete vedere, ci sono i Monti della Laga. Io sono con una selfie stick, quindi il Morrone proprio dietro di me. Dietro ancora c'è il Cappucciata e via dicendo. Ma la particolarità di questo posto, perché sto facendo questa diretta per gli amici del capoluogo, quindi per la rubrica giornaliera che ormai mandiamo, che è il cammino col capoluogo, sulle tracce della Madama Margherita. Vi volevo far vedere questa cosa qui. Io non so quante persone sanno che cosa sia. Praticamente noi siamo a Pietranico, città di pietra, perché in realtà ci dovrebbe essere un vecchio castello che è caduto e c'è questo masso enorme, 2000 metri quadri se non vado errato, adesso comunque ci faremo raccontare la storia del paese. Ma la particolarità di questo posto sono queste vasche. Queste vasche, che cosa sono? Sono delle vasche di vinificazione, cioè praticamente qui veniva prodotto il vino, quindi veniva pigiato all'interno di queste vasche, come potete vedere, e veniva proprio creato qui, quindi era un impianto di vinificazione che però non si sa quando possa risalire. E parlano dell'alto medioevo, quindi comunque sono antiche. Ed è proprio la particolarità di questo posto. Come vedete, io non so se si riesce a vedere, sì, si vede, lì sopra c'è Pietranico, cioè significa a circa un 500 metri. Io sono arrivato, ma il cammino di Margherita passerà anche qui, quindi davanti a queste vasche, proprio per permettere al camminatore innanzitutto di vederle, perché non sono una cosa che si trova tutti i giorni. Ma anche nel caso fare uno studio attraverso le persone del posto, quindi le associazioni del posto. Era, diciamo, un punto di interesse che sarà proprio del cammino di Margherita, quindi il camminatore dovrà passare qui. Poi faremo delle convenzioni con chi sarà e via dicendo. Quindi la tappa, vi racconto velocemente la tappa, molto molto breve. Sono 14 km, è anche molto bella. Si parte da Catignano, si passa per Cugnoli e da Cugnoli poi si prende un bellissimo sentiero che costeggia la provinciale per poi mettersi su un altro sentiero e salire qui e poi arrivare a Pietranico che è proprio qui. Quindi la tappa è molto semplice, siamo all'incirca, adesso sono a 14 km e 72, quindi saranno all'incirca 15 km il tempo di arrivare su, forse qualcosina in più. E domani mi aspetta la tappa fino a Bussi sul Tirino. Lì però io farò una tappa turistica, cioè nel senso che lì il sentiero si divide in due tappe. Una che è il sentiero turistico, quello percorribile da tutti, con poco dislivello, quindi per chi lo vuole camminare, vuole utilizzare, vuole fare il turismo slow. Quindi quello con cui è stato creato proprio questo progetto qui, successivamente verrà creata una variante per salire sul Monte Picca, quindi si può salire sopra il monte e poi riscendere e arrivare a Bussi sul Tirino, quella la faremo appena finisco, mi riposo 2 giorni e riparto a fare dei tracciamenti aggiuntivi per quello che riguarda il cammino di Margherita. Io con lo sfondo qui dietro dei Monti della Laga e l'impianto di vinificazione che si trova dietro di me. Vi saluto, vi abbraccio, mi raccomando continuate a seguire il capoluogo.it perché anche domani ci sarà un qualcosa di molto particolare. Arriverò a Bussi, quindi forse forse ve lo immaginate. Un saluto a tutti gli amici del capoluogo, seguite, continuate a seguire In cammino col capoluogo sulle tracce della Madama Margherita. Un saluto a tutti.